Amici di Italian Fishing TV, ciao a tutti e benvenuti a questo super speciale Ciociaria. Mi trovo in provincia di Frosinone, sulla riva del fiume Fibreno, e qui racconteremo natura, ecologia, pesca, storia e tradizioni. Seguiteci! Chela, piacere. Piacere, assessore. Piacere, Giovanni. Piacere. Sono qui in compagnia dell'assessore Giovanni Melone, assessore all'agricoltura, caccia e pesca della provincia di Frosinone. Volevo chiedere all'assessore riguardo la sua collaborazione con l'associazione Macrostigma. Ecco, lei ha collaborato molto al progetto contro l'estinzione della tratta Macrostigma. Sì, buongiorno, ho collaborato con l'associazione Macrostigma del Fibreno, con la FIPSAS e con l'incubatoio Crispi, perché la trota Macrostigma è in fase di estinzione. Ecco, noi abbiamo collaborato dando degli incentivi a questa associazione per far sì che nell'incubatoio vengano allevate circa 200.000 trotelle l'anno per rimettere nel fiume Fibreno. Io so che nel 2012 lei è stato promotore anche di un'altra iniziativa, quella del ripopolamento delle trote fario, giusto? Facciamo due ripopolamenti l'anno di circa 14 quintali ogni ripopolamento di troti da 18 ai 20 centimetri. Devo vedere quanto si apre la pesca, hanno la possibilità di superare i 20 centimetri per essere pescate. E ultima domanda all'assessore Giovanni Melone. So che ha fatto anche qualcosa per incentivare la pesca sportiva nel territorio, giusto? Abbiamo tolto una tassa nel rinnovamento del tesserino della pesca proprio per incentivare i pescatori di tutto il Lazio per arrivare nel nostro territorio. Anche questo è un modo di incentivare la nostra provincia. Allora, iniziamo la prima fase della cattura delle trote Macrostigma. Siamo qui in compagnia del presidente dell'associazione Macrostigma, ingegner Bartolomucci, che ci spiegherà l'attrezzatura con cui viene effettuata la cattura. Passo la parola a lui. Noi per catturare le trote in questo fiume usiamo un'attrezzatura che si chiama elettrostorditore. È quella che vedete sulle spalle del nostro amico Giovanni. Si tratta di un gruppo elettrogeno che produce elettricità in base a un motore a benzina, quindi dalla benzina produciamo elettricità che arriva a questi due elettrodi. Uno è quest'asta bianca lunga, l'altro è questa corda metallica che viene rilasciata in acqua. Tra questi due elettrodi si forma un campo elettrico che viene regolato da questi regolatori che regolano intensità, tensione e frequenza. In base al tipo di impulso si cattura un pesce o l'altro. Giovanni è stato formato, ha una grossa esperienza su questi attrezzi e quindi riesce a dosare la corrente tanto da stordire senza ferire i pesci. Se si vuole catturare una trota o una carpa o un cavedano o un'anguilla bisogna fare una regolazione diversa. La regolazione cambia anche in base alla profondità dell'acqua e alla velocità. Lui sa tutto questo, penso che poche persone in Italia siano esperte come lui sull'uso di questo elettrostorditore. Lo vedrete in azione tra poco, oggi c'è molta acqua nel fiume, speriamo di riuscire a camminare nel fiume perché c'è pure molta corrente. Andiamo avanti. Una domanda, in quali mesi viene effettuata la cattura? Cioè può essere effettuata la cattura? La cattura viene effettuata nel periodo di riproduzione che va nella stagione tra dicembre e marzo, quindi tra Natale e Pasqua, proprio il periodo in cui queste trote si riproducono in questo fiume. In altri fiumi, altri tipi di trote hanno stagioni differenti. La nostra Macrostigma ha una stagione più ritardata rispetto alle fario che si trovano in Italia o in Europa. La ringrazio intanto per queste informazioni e possiamo iniziare la cattura delle trote Macrostigma. Siamo in compagnia di Giovanni Crispi, a cui voglio augurare un buon lavoro per questa cattura che durerà quanto più o meno? Un quarto d'ora e 20 minuti. Ok, allora andiamo. Thank you.
vedete è già stata catturata una trota macrostigma. Oggi c'è tantissima corrente e la cattura delle trote macrostigma non è molto facile, vediamo se ce la facciamo. Allora, sono in compagnia di Marco della Polizia Ittica che ci sta mostrando le prime tre trote macrostigma catturate. Adesso le mettiamo nell'altra vasca, le facciamo riprendere, dopodiché si procede alla spremitura. Allora, sono in compagnia di un socio dell'associazione Macrostigma, Giuseppe Zazzaro. E volevo chiedere a Giuseppe, c'è molta corrente oggi, giusto? Oggi sì, oggi pure per le piogge che ci sono state i giorni scorsi, comunque c'è stato un rialzo del fiume, quindi ha provocato più corrente del solito. Diciamo ce n'era anche prima, però adesso ce n'è molta di più. E mi dicevi prima qua, una volta c'erano delle... Qui vedi c'erano delle paratoie e quindi frenava, c'erano delle chiuse e l'acqua comunque la frenava e si formava comunque qui un punto più calmo. Adesso togliendo le paratoie quindi la corrente è libera, il fiume è libero. È terminata la cattura, chiediamo a Giovanni com'è andata? È andata male perché c'è troppa corrente oggi. Proviamo un pochettino più su adesso. Ah, ok, andiamo a provare un po' più su allora. Ok, seguiteci. Sono con Ilario Gemiti, costruttore di esche artificiali per il fiume Fibreno. Ci può dire due cose su queste sue esche? Sì, come no? Queste sono semplicemente, ricopiano alcuni insetti endemici del fiume Fibreno. Sono adatte per la pesca sia con la coda di topo, oppure in passata con la bolognese, col galleggiantino. È una pesca abbastanza redditizia. Se il pesce esce a mangiare, che sta in movimento, che c'è la schiusa, diciamo che funziona alla grande. Però non solo per il Fibreno, ma anche per altri fiumi con le stesse caratteristiche, vanno benissimo dappertutto, diciamo. Queste qui all'inizio per l'apertura, quando fa ancora freddo, va bene, poi cambiano di dimensioni, di colore, è abbastanza vario il mondo della pesca sommersa, però è bella. E l'apertura quando avverrà? L'apertura qui la seconda domenica di aprile. Sono con il comandante della Polizia Provinciale di Frosinone, Massimo Belli. Vorrei chiedere prima di tutto qual è il ruolo della Polizia Provinciale? La Polizia Provinciale da un punto di vista istituzionale si occupa della tutela della fauna, della pesca e dell'ambiente nell'ambito della propria competenza territoriale, in questo caso la provincia. Ma quando viene chiesto dalle forze di polizia dello Stato concorre anche in altri servizi di istituto. Ma soprattutto ecco, la nostra presenza ha ragion d'essere nel caso di controllo, ecco, come in questo caso di oggi, della fauna ittica o anche ad esempio della caccia. Ma ripeto, abbiamo anche altre attività che nel corso degli anni si sono sviluppate maggiormente, soprattutto anche a favore della cittadinanza e soprattutto quando viene sempre richiesto alle forze di polizia dello Stato. La ringrazio. Volevo anche sapere dal comandante qual è la realtà dei corsi d'acqua dolce nella vostra provincia.
È una realtà meravigliosa, noi abbiamo dei fiumi molto di grandi portate che hanno anche una fauna ittica molto importante. Citiamo, oltre alla trota macrostigma, abbiamo ad esempio il carpione del Fibreno, che è autoctono da un punto di vista della fauna ittica, ma abbiamo anche presenze di anguillidi, ad esempio abbiamo nelle zone sud della provincia, nell'Iri, o abbiamo addirittura anche dei gamberi autoctoni che sono tipici della nostra, delle nostre zone. È un patrimonio questo ittico molto importante da dover tutelare e soprattutto da salvaguardare da quelli che sono attività di pesca di frodo e da chi è portato purtroppo, anche in maniera molto ignorante, a inquinare questi corsi d'acqua. Amici, sulle rive del fiume Fibreno ho incontrato anche un grande chef e ve lo presento. Si chiama Romeo Campagna. Salve Romeo. Buongiorno. Allora, Romeo ha creato una ricetta particolarissima a base di trota macrostigma e l'ha presentata agli internazionali. Internazionali, giusto? Sì, internazionali d'Italia di Massa Carrara. Allora, che cosa ha proposto Romeo a questi internazionali? Io ho proposto un raviolo con una salsa di gambero e poi una trota, sempre la trota macrostigma, una pasta croccante su delle punterelle. Ho appena rapito il vice sindaco di Broccostella. Buongiorno. Buongiorno prima di tutto a tutti voi e grazie per essere qui. Allora, io volevo chiedere prima di tutto se lei pesca. Purtroppo no, però è una cosa che mi appassiona e vengo sempre a vedere i pescatori che si cimentano qua nel pescare la trota del Fibreno, che è una delle migliori trote del circondario. E oggi qui davvero splende un sole meraviglioso ed esalta ancora di più la bellezza del Fibreno, giusto? Sì, il Fibreno è una risorsa naturale del circondario che veramente va sfruttato per quello che è. Cioè noi, il comune di Broccostella lo attraversa solamente, però per quello che possiamo fare ci stiamo attivando per fare parecchie cose e parecchie iniziative. Speriamo che vanno in porto per il Fibreno e per tutto il comune di Broccostella. E noi ve lo auguriamo assolutamente, anche perché davvero il Fibreno, ci stiamo accorgendo, è davvero un fiume miracolosamente incontaminato. Sì, c'ha ragione, è una risorsa che va sfruttata in tutti i suoi lati. Sono in compagnia dell'ingegner Bartolomucci che ci stava spiegando... Ci sto spiegando come le piante acquatiche, le macrofite, siano la base di tutto l'ecosistema in cui vivono i pesci, in particolare le trote. Stavo mostrando ai ragazzi quanti insetti, quante larve ci sono in mezzo a queste piante. Abbiamo visto prima una pietra a cui erano aggrappati tutti gli insetti, adesso vediamo come si aggrappano a questo substrato di vegetazione di macrofite. Se mi segue, guardi, in questo secchio abbiamo preso un ciuffo che scuotendolo rilascia tutti gli insetti. Io adesso tolgo il ciuffo e nel secchio rimane una quantità di piccoli insetti. Poggio un attimo qua e ve li faccio vedere. Abbiamo vari tipi. Qua abbiamo delle larve che sono racchiuse in un guscio che può essere di legno o di sassi. Sono larve di tricottero. Se io apro il guscio, all'interno trovo questa larva che poi si trasforma in una specie di farfallina. È il cibo preferito dalle nostre trote, che mangiano anche questi, che sono dei gammarus, come dei minuscoli gamberetti di cui è pieno il fiume. Poi abbiamo tanti altri insetti. Abbiamo delle sanguisughe, prima ne ho trovata una. Abbiamo dei chironomi, ma come vedete, ecco, questa è una sanguisuga. Se avvolta su se stessa è un parassita esterno delle trote, ma a volte diventa anch'essa cibo per le trote. Una volta veniva usata nella nostra medicina popolare per fare dei salassi. Se le persone se l'attaccavano sul corpo e si facevano succhiare il sangue per farsi passare mal di testa o altri malesseri. Giovanni ha in mano altri insetti e in mezzo a questa vegetazione, come vedete, quindi c'è proprio la vita del fiume. Questi sono altri piccoli gammarus e ce ne sta una quantità. L'altra cosa importante è che questa vegetazione non è un'alga, è una macrofita, cioè una pianta radicata sul fondo che contribuisce a dare moltissimo ossigeno all'acqua e blocca, frena anche l'erosione del fondo e funziona anche da rifugio per le trote, quindi è la base di tutto l'ecosistema, è importantissimo. Dove c'è inquinamento, dove le condizioni non sono più perfette, queste piante soffrono e di conseguenza il fiume perde la sua naturalità, la sua ricchezza
biologica. La ringraziamo intanto, grazie. La cattura è appena terminata e ora passiamo alla seconda fase del progetto. Siamo qui insieme a Giovanni. Giovanni, che cosa sta succedendo? Sto selezionando i maschi pronti con il latte e quelli non pronti. Allora, questi qua sono tutti pesci che hanno già dato. Dato nel senso che si sono già riprodotti. Sì, sì signore. L'unico che non si è ancora è quello là dentro. E allora noi adesso passiamo alla fase successiva. Quindi alla spremitura, giusto? Sì. Okay. Passiamo alla spremitura. Durante tutte le operazioni abbiamo la necessità di non ferire le trote, quindi usiamo alcune gocce di un sedativo apposito che le stordisce per un po', ne rallenta i movimenti. In questa maniera riusciamo a selezionarle, a fare la spremitura senza ferirle. Appena finito le rimettiamo in acqua pulita, si riprendono, ricominciano a muoversi, a quel punto vengono rilasciate nel fiume. Ora andiamo a vedere nei particolari le livree delle trote insieme all'ingegnere. Questa è una livrea di una trota giovane. Il fatto che sia giovane si vede da quelle grosse macchie grigie, violacee, che sono come delle bande verticali lungo il corpo. Indicano che quella trota ancora non è pronta per la riproduzione, non è matura, è un esemplare giovanile. E invece in altre trote più grandi, questa è giovanile, questa che vedete adesso, è molto bella. In altre rode più grandi queste macchie par scompaiono, come quella che ha nelle mani adesso Giovanni. Un attimo che la prende, Gio, ce le fai vedere una adulta grossa? Ecco, questa qua, questa quasi perso del tutto, le macchie par, ci sono rimaste solo delle grosse macchie che servono come espediente mimetico per adattarsi e per non farsi vedere nell'ambiente. Queste qua. L'altra particolarità sta nel fatto che le trote macrostigma, come vedete, non hanno macchie rosse, hanno qualche rara macchia rossa verso la coda, ma di un rosso mattone, e una grossa macchia dietro l'occhio, qua sull'opercolo. Se inquadra Giovanni ce la fa vedere, ecco qua, vedete, questa ha una grossa macchia dietro l'occhio, che è quella che gli dà il nome di macrostigma, cioè grossa macchia. Ora procediamo alla spremitura della trota femmina. Mettiamo i guanti, un guanto, ok, procediamo, vediamo come viene effettuata la spremitura. Le prime uova ho visto. Poche uova, però qualcosa c'è. Non ce ne sono tantissime, no, ma ce ne sono. Perché, ecco, qualcosa ancora è rimasto di uova. Questa trota evidentemente si è già riprodotta, stava riproducendosi, per la sua grandezza ci sta dando poche uova, vuol dire che probabilmente le altre le ha già rilasciate nel fiume. Sì, perché è una trota abbastanza grande, effettivamente. Abbastanza grande, non è grandissima, ma era una trota che avrebbe potuto dare molte più uova. Considerate che in media arrivano a dare un uovo per ogni grammo di peso, quella avrebbe dovuto dare alcune centinaia di uova, invece ce ne ha date alcune decine. Passiamo ora alla spremitura del maschio. Guardate il latte che cade, vedete? Questo è tutto quanto il latte che loro, cioè è lo sperma, eccolo qua, guardate come esce, questo è proprio prontissimo, vedi? Giovanni spreme un po' di sperma da un maschio, vedete che quel liquido lattiginoso si diffonde nell'acqua, adesso le uova cambieranno leggermente colore, non so se poi in televisione si riesce a vedere. È importante che in questa prima operazione le uova stiano all'ombra, anche lo sperma, altrimenti si ha una disinfezione da parte dei raggi ultravioletti che sterilizzano tutto il processo. Quindi è importantissimo quel poco di ombra che stiamo facendo adesso. Mescolandole così si ha la fecondazione e dopo pochi secondi quell'acqua viene risciacquata e quelle uova vengono portate nell'incubatoio. Se notate, alcune uova hanno un colore diverso, sono uova che non sono feconde, sono sterili. Quelle che manterranno quel colore biancastro sono sterili e quindi nel giro di poche ore Giovanni le scarterà dall'incubatoio e le tirerà fuori. Le altre invece assumono un colore differente, lui lo riconosce e le mantiene in incubazione per circa 42-44 giorni, perché dopo le uova schiudono. E vedremo tutto questo processo di schiusa nell'incubatoio.
Allora, vediamo quindi da quanto ci ha spiegato l'ingegner Bartolomucci come le uova biancastre siano uova sterili. Sì. E poi ci terrei a sottolineare un'altra cosa, che questo rimescolamento è avvenuto con pochissima acqua, questo per aumentare le possibilità di fecondazione, sì, giusto? Così gli spermatozoi hanno più probabilità di raggiungere l'uovo, mentre nel fiume con una corrente forte come quella che avete visto gli spermatozoi vengono subito portati via, quindi la percentuale di fecondazione sulle uova è minore. In questa maniera tutte quelle fertili vengono fecondate. Allora, terminata questa operazione, ci dirigiamo verso l'incubatoio ittico, dove la vita continua, giusto? Giusto, laggiù c'è tantissima vita, che adesso andiamo giù e andiamo tutti quanti a vedere. Ok, a spiegare un po' questo, potrei chiamarlo laboratorio naturale, tra virgolette. Giusto, è un laboratorio naturale. Perché tu l'altro giorno mi hai detto, noi lì abbiamo davvero copiato il fiume. Sì signore, noi là abbiamo copiato interamente il fiume. E le fasi ve le abbiamo fatte vedere del nostro progetto, ora andiamo a rimettere in acqua le trote, quindi andiamo a riportarle nel loro habitat naturale. Siamo arrivati alla sede dell'incubatoio ittico e vado a parlare con un naturalista che si chiama Amilcare Dorsi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche a voi. Allora, innanzitutto vorrei chiedere qual è il suo compito, il compito di un naturalista? Io, nel mio caso io mi occupo di gestione della fauna selvatica, studi di tipo faunistico, diciamo così, quindi sono specie selvatiche. Allora, ora andremo dentro l'incubatoio ittico e andremo ad osservare in maniera particolareggiata le vasche dove vengono allevate le trote. E ci faceva notare Amilcare che in realtà le vasche che troveremo all'interno dell'incubatoio ittico sono un po' diverse dal solito e quindi Amilcare ci andrà a dare qualche spiegazione in più. Andiamo. Che cosa hanno di diverso queste vasche rispetto al solito? Diciamo che abbiamo avuto l'esigenza in questo incubatoio di avere delle vasche che avevano dei requisiti particolari, cioè quelli di garantire una buona pulizia della vasca rispetto alle deiezioni degli animali e anche la possibilità di allevare un numero inferiore di trote rispetto alle classiche vasche di allevamento intensivo e trote con maggiore capacità di rusticità, per essere poi, perché queste trote non sono per il consumo umano, ma sono utilizzate per essere rimesse nei fiumi e quindi devono essere il più selvagge possibile. Devono avere cioè delle caratteristiche di rusticità che gli permettono poi una volta liberate di sopravvivere nel fiume meglio possibile rispetto a quelle allevate nelle classiche vasche di allevamento ittico. E quindi queste vasche tendono di costruire un po' quello che è il profilo di un corso d'acqua normale. Va bene? Esatto, infatti. Come avviene l'alimentazione idrica di queste vasche? Allora, l'alimentazione idrica di queste acque avviene attraverso diciamo così, l'acqua che viene cappatata dal fiume Fibreno, ma la particolarità sta nella forma della vasca, che non ha un fondo piatto ma un fondo convesso. Andiamo a vederla nei particolari. Punto piatto in che senso? Non è una classica vasca con diciamo così, di forma subrettangolare, ma è, diciamo così, come si vede dall'immagine, una forma concava, no? Quindi sia il flusso di acqua all'interno della vasca somiglia molto di più al flusso d'acqua che c'è all'interno di un fiume, ma soprattutto garantisce che le deiezioni delle trote defluiscono molto più velocemente all'interno della vasca e quindi c'è un ristagno minore di tutte quelle cose che possono in qualche modo favorire l'accrescimento di batteri, funghi, cioè tutte quelle cose pericolose poi per la sopravvivenza di uova, piccoli avannotti, piccole trotelle.
Quindi immagino che dietro tutto questo ci sia un profondo studio delle condizioni. Questa vasca è stata pensata e poi è stata, in collaborazione con la cooperativa Verde Blu di San Donato Valcomino, presentata un progetto presso la Camera di Commercio di Frosinone e ha vinto un premio per l'innovazione tecnologica. È stata brevettata e attualmente, insomma, si stanno finendo di sperimentare quelli che sono gli accrescimenti reali su questa vasca per poterla anche proporre per tutti quei bacini dove c'è la necessità di riprodurre trote del posto e quindi evitare di trasportare pesci da bacini diversi, quindi evitando problemi di inquinamento genetico, di trasporto di malattie. Sono infatti, come vedete, vasche volendo trasportabili e quindi rispetto alle classiche, ai classici incubatori ittici, sono incubatori trasportabili. Volendo ce li portiamo in campagna, li posizioniamo in situazioni, diciamo così, anche temporanee vicino al corso d'acqua e una volta fatta la riproduzione sul posto e quindi aspettando il riassorbimento del sacco vitellino da parte delle giovani trotelle, già poi, una volta che le trote sono in grado di alimentarsi da sole, possono essere già liberate nel fiume e quindi l'incubatorio può essere ripreso e portato in magazzino. Con Amilcore ora andiamo a vedere le fasi appunto di sviluppo. Allora, qui vediamo delle trote, delle uova messe ad incubare, va bene? Dopo 40 giorni c'è la nascita maschiusa di queste uova e qui vediamo invece i giovani avannotti nati con il sacco vitellino che stanno riassorbendo. In questa fase le trote hanno una posizione sdraiata sul fondo della vasca. Poi dopo il riassorbimento del sacco vitellino, quando cominciano ad alimentarsi, prendono una posizione verticale classica della trota che vediamo invece in questa vasca. In questa vasca qui sono divise perché sono, diciamo così, fecondazioni artificiali avvenute in vari momenti, quindi hanno età diverse queste trote. Sono in compagnia del professore di pesca del fiume Fibreno, Bruno Villa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, una domanda mi sorge spontanea: ma da quanto tempo lei pesca nel Fibreno? 60 anni. 60 anni? E si ricorda la prima volta? Sì, venivo in bicicletta a Santo Martino. Dove stavate prima? Dove stavamo prima per vedere tutte le fasi del progetto. E cosa successe la prima volta? Beh, prima mi sono dovuto imparare perché pescavo col cucchiaino. Poi c'erano degli amici molto bravi, che non ci stanno più purtroppo, che piano piano mi insegnavano a pescare e sono diventato molto bravo. Allora, io sono curiosa e vorrei sapere qual è la più bella cattura che ha fatto nel corso di tutti questi anni. L'ho fatta sulla riserva di Posta Fibreno, pesavo 4 kg. 4 kg? Ma quelle più grosse non sono riuscito mai a pigliarle perché spezzavano il filo. Amici di Italian Fishing TV, oggi non ero assolutamente sola, ero con tantissimi giovani di ITAS, Istituto Tecnico Biologico di Sora, e sono qui in compagnia di Sofia. Ciao! Ciao! Volevo farti una domandina, perché hai scelto questa scuola? Perché è una scuola per biologi dove si studia l'ecosistema e il Posta Fibreno, come è fatto il fiume Fibreno. Oggi abbiamo visitato questo. Il fiume Fibreno è un vero gioiello che voi avete, che è restato miracolosamente intatto, giusto? Sì. Ok, complimenti e un saluto a tutti voi. Ciao. Allora, amici, sono in compagnia di Giovanni Crispi, coordinatore delle guardie ittiche della provincia di Frosinone e coordinatore dell'incubatoio ittico. Giovanni ha prodotto amorosamente queste trotelle che sono nate il 5 di dicembre. Ora cosa faremo? Immetteremo queste trotelle proprio dove si forma Isola dell'Eri. Quindi seguite questa operazione.